E oggi andiamo ad Aprilia Books and Games. Benvenuti in Kiwi. Bella a tutti ragazzi, sciocari! Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti. Oh, oggi raga, come lo sapete già da sti video che mi vedete così sistemato, siamo, come vi ho detto anche dalla intro poco fa, siamo ad Aprilia Books and Game, qui ad Aprilia, precisamente al Focorile, che come potete vedere è una bella location. Sinceramente mi piace sto giardino bello così, dove ci sono anche i cosplayer, dove andrò tra poco a fargli qualche domanda, qualche intervista, così vediamo cosa esce fuori. E quindi ragazzi, iniziamo subitissimo, ma non prima che, come al solito, vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentare e fa tutte le cose che dovete fare sempre. Dai, che ho visto già alcuni cosplayer, mo li vado a fare qualche domanda. Allora raga, siamo con Holly, che personaggio è il tuo? Padamè. Come si chiama il suo personaggio? Come si chiama? Sto seguendo la cosa che mi dicono fare loro. Te l'ho detto, sono la persona sbagliata. Beh, mi piace quando fanno i cosplay e non conoscono il personaggio. Mi piace. Hai il tuo cosplay, l'hai fatto tu, l'hai comprato, l'hai commissionato. L'hanno fatto tutto loro, l'hanno costruito da testa. Tutto è il sogno di ogni cosplay, che qualcuno fa un cosplay per loro, so fa, è tutto. No, loro mi hanno chiesto di venire a fare i Padamè oggi, quindi io sono arrivato, loro mi hanno vestito e l'hanno fatto tutto. Ti hanno fatto tutto. E da dove vieni tu? Londra. Da Londra. E tu da Londra sei venuta fino qua? Sei venuta? Fa sì. Che? Ma in verità io sono la proprietaria di un asilo nido a Grotteferrata. Quindi così. Ma sti capelli così mi piacciono. Mi sa che sono proprio i suoi capelli. I capelli. Stanno, quindi c'è pure la parrucchiera che ti ha fatto sto ambaradamma dei capelli. Mi raccomando ragazzi, votate qua sotto nei commenti quanto è figo sto colpebbe. È proprio fatto bene. Non te lo posso fare con me, complimenti a loro. Però il tuo cosplay da quale mondo viene? Star Wars, almeno questo lo sa, diciamo. Allora, come se vedete, siamo belli, siamo. Allora, ragazzi, siamo con Alessia. E tu? Sofia. Che personaggio è il vostro? Porto Merin di My Dress Up Darling. Tu invece? Yor di Spyver Family. Ok ragazzi, innanzitutto i vostri cosplay li avete comprati, commissionati, fatti voi, rubati da qualcuno? È di una mia amica. Quindi lei l'ha rubato. L'ha rubato. Ma quanto ha speso la tua amica? Che non tu? Non lo so. Non lo sai, l'ha rubato, zi, che cazzo ne sa. Tu invece? No, io l'ho comprato. È più educata, l'ha comprato. Quanto hai speso oggi, raga? Andiamo sul più cheap, sul più economico. Quanto hai speso? Più o meno sui 35, mi pare. 35, sì, cesta. Quindi, per ora, quello che l'ha rubato, c'è un posto a parte, diciamo. Tu sui 35. Sì. E lei l'ha rubato, giustamente. L'ho fatto prima. Ha fatto bene, certo, è così, bisogna essere zia. Stava nel bagno e tu gli hai fregato il culo. No, gliel'ho detto all'ultimo momento. Tipo, possiamo uscire perché se mi porti sto cosplay mi serve. E quindi gli ha battuto così, gli ha battuto. Perché avete scelto sto personaggio? Boh, mi piaceva, ragazzi. Ti piaceva, era quello che stava più libero da rubare. Esatto. E tu invece perché hai scelto sto personaggio? Perché mi ci vedevo di più, cioè proprio come carattere anche. Come carattere, diciamo. Sì. Senti, ma gli diamo un voto a sta come che questo qua? A Mary, gli diamo un voto a Mary. Mi raccomando, fai la stronza, mi raccomando. Allora, è la mia migliore amica, voto quindi... Che voto gli damo? No, dai, l'ha portato molto bene, quindi un 10. Un 10 se lo merita. E tu invece, a che voto gli damo al suo personaggio? Un 10, che carine. E voi invece, ragazzi, commentate qua sotto che voto gli date a ste due personaggi. Soprattutto lei, secondo me, se lo merita, bello, perché se l'è rubato il cosplay. Esatto. A me piace, quindi siamo con un 10 e con un altro 10, raga. E damo sempre l'abbraccio del gruppo tutti e tre. Raga, siamo con, devo dire il personaggio o il mio nome? Come te pare, zi, di il nome di quello, di che personaggio è il tuo? Nicolai Gogol. Come? Nicolai Gogol. Nicola, siamo con Nicola. E tu, quindi da dove viene il tuo personaggio, zi? Dall'anime manga Bungo Stray Dogs. Dall'anime Bunga Bunga. Esatto. Il tuo cosplay l'hai comprato, l'hai commissionato, l'hai rubato, l'hai preso da dove l'hai fatto? L'ho fatto io. L'hai fatto tu, tutto tu l'hai fatto, zi?
complimenti, me coglioni. Quindi, quindi ecco, l'hai fatto tu. Quindi quanto hai speso per tutto sto ambaradama dei cosplay? Allora, vediamo se oggi vinci. Devo fare un attimo il calcolo, ho tempo? Sì, vai, vai, mettiamo il tempo. Allora, per i vestiti ho speso circa 10 euro. Ok. E per le parrucche, perché sono due, le ho unite insieme, 20 euro. Ok. E il materiale per il cappello, altri 20 euro. Ok. 50 euro. Sì. 50 euro ci sta, però 50 euro, raga, ben spesi. Beh, quanto tempo ci hai messo, sì, per fare tutto sto ambaradam? Ho iniziato il 9 settembre, quindi... Tre settimane, 50 euro con 3 settimane, ragazzi, quindi hai visto, non ci vogliono neanche queste cifre esorbitanti per fare una cosa bella figa. Ho comprato tutto al mercato di Aprilia. Al mercatino dell'usato, ci piace, riutilizzo e riciclo e riutilizzo, giusto? Certo, forza, soprattutto perché sono tirchia. Brava, questa cosa, questa raga mi piace proprio, quindi ragazzi, voi votate qua sotto, che voto date a sto personaggio? C'ha pure le roselline, mi raccomando, non fate gli stronzi. Oh, bello, comodi. Se allora, innanzitutto, oggi abbiamo la prima cornuta con queste cose. Ma non so corna, so Elmo. È un Elmo. Ma che personaggio è il tuo? Malene, Alderic. Ma Malena, lei Malena, me la ricordavo Malena. Diversa Malena. Beh, non è l'amica della pornostare? Non è lei, me la ricordavo diversa, infatti. Vabbè, senti, perché hai scelto sto personaggio? Perché... sai perché? Perché? Tutti... Allora, se tu sai chi è Malenia, è perché hai giocato Elden Ring. Ok. E Malenia è uno dei boss più forti, che spacca letteralmente il culo a tutti. Ah, ecco, vedi, quindi siamo sempre in quell'ambito, più o meno. No, perché sono gli altri che hanno paura di lei. Ah, vedi. Esatto. Ma sto cosplay l'hai fatto tu, l'hai comprato, l'hai commissionato, l'hai rubato? L'ho fatto io. L'hai fatto tu. Quanto hai speso per tutto questo ambaradamo, sto coso? Quanto hai speso? Vediamo se oggi vince. All'incirca sui 100-150 euro per i materiali e per tutto. Che poi fra l'altro mi sono anche scordata la spada a casa. Ma l'hai fatto tu, l'hai fatto, te lo sei fatto fare? No, l'ho fatto io. Tutto l'ho fatto. Che è successo? Cos'è? Si sta rompendo tutto. Sì, si sta rompendo. Ragazzi, diamogli un voto da 1 a 10 a sto cosplay, che se l'è fatto lei, mi raccomando, non fate gli stronzi, se no viene e gli fai pure a loro. Esatto. Il culo. E quindi tu invece come ti chiami? Io Roxanne. Roxanne, che fa Malena? No, Malenia. Senti, questo così si sta rompendo. Ma perché si sta rompendo, sì? E che si sta rompendo? Che non riesco a muovermi. Ah, ma so uno si mette là sopra. Qua. Ecco. Va qua. E l'altro va là. Vabbè, non si vede tanto che se sta rovinando. Ragazzi, scrivete nei commenti se si sta a rovinare tanto. Così dal video forse non si vede. Giusto, però un po' di sporco. Perché l'importante è che non si vede. Esatto. Siamo con Posaman. No, aspetta, non funziona così allora. Posaman. Giusto. Perché hai scelto sto personaggio? Perché solitamente porto Ruffy di One Piece, Capitan America, ma volevo portare qualcuno di ancora più forte, allora ho deciso Posaman. Posaman è imbattibile. Sì, sì. Quanto hai speso per tutto sto ambaradam? Allora, quanto hai speso? Allora, non molto, sui 150 euro. Sui 150, quindi te lo sei fatto fare, l'hai commissionato? L'ho commissionato, anche se ho girato per prendere alcuni pezzi e poi li ho fatti assemblare dalla sarta. Ragazzi, scrivete nei commenti qua sotto quanto è figo da 1 a 10, se no viene Posaman e ve fa la posa. E quindi tu invece come ti chiami? Il mio vero nome? Il nome sotto di Posaman. Son Mirko. Allora ragazzi, siamo con Ras, che il personaggio tuo si chiama Ras? No, forse il nome del personaggio. Sì. Come si chiama il tuo personaggio?
Cal Kestis, forse era meglio Russ, diciamo. Perché hai scelto sto personaggio? Perché mi ero appassionato del videogioco che ho finito in pochissimo tempo e da fan di Star Wars da sempre non potevo non provare a fare un personaggio di Star Wars almeno una volta nella vita. E poi raga, la parte migliore di tutto, ragazzi, possiamo dire Emilio, c'è pure Emilio. Io non pensavo fosse pure parte di Star Wars. Emilio è diventato parte di Star Wars. Quanto hai speso per tutto sto ambaradam, Emilio escluso? E in realtà è un cosplay a costo zero, perché tutti i medaglie sono di recupero e riciclo, quindi in totale ho speso intorno ai 5 euro, perché la mia filosofia è fare cosplay e divertirmi, ma recuperando e riciclando. Bella, mi piace proprio, è anche la mia teoria. È anche la cosa cara è questa, ma fu un regalo, quindi è un non la conto. Regalo è regalato, regalo è regalato. Quindi mi piace, ragazzi, riciclo, riutilizzo e quindi spendere il meno possibile. Però vedete, ragazzi, anche con soli 5 euro, un regalo ed Emilio che ti fa compagnia, riesce a fare una bella cosa sistemata. È polistirolo di recupero che io ho scolpito e assemblato pure lui, raga. Forse abbiamo un vincitore. Commentate qua sotto che voto gli date a come ti ho detto? Cal Kestis. Che personaggio è il tuo? V di Cyberpunk 2077. Raga, è fighissimo sto cosplay. L'hai fatto tu, l'hai commissionato, l'hai comprato, l'hai rubato, perché c'è pure chi l'ha rubato. Beh, per questo costume, diciamo, ho cacciato fuori i Big Bunny, quindi l'ho commissionato. Quindi ya possiamo dire la cifra? Ya possiamo dire la cifra? La cifra, diciamo, no. Diciamo. Però è alta. È alta, 3-0. È molto, molto, sì, 3-0. Decisamente. Raga, se vola, però perché, raga, so merita. Fate vedere il giro quanto è figa. Solo per il giacchetto so merita, i 3-0 se li merita tutti. Perché? Ma perché hai scelto questo personaggio? Beh, ho scelto questo personaggio perché il videogioco Cyberpunk 2077 mi è piaciuto un sacco, nonostante i problemi iniziali al lancio, e sono fan del futuro distopico, Blade Runner, queste opere qui, e quindi ho voluto investire parecchio su questo cosplay. Ci sta, raga, scrivete qua sotto nei commenti quanto è figo da 1 a 10, anche se secondo me andiamo pure nel voto, andiamo sui 3-0 nel voto, secondo me. Posto, siamo con... Top Gun Maverick. Maverick, raga, come possiamo vedere? Posso vedere il casco? Certo. Raga, guardate quanto è figo sto casco con scritto Maverick, raga, è fighissimo. Allora, innanzitutto, perché hai scelto sto personaggio? Ci sono cresciuto con Maverick. No, con i film di Top Gun, Maverick. Certo. Ma perché? Quindi perché hai scelto personaggio? Perché ci sei cresciuto, hai detto, no? Perché l'hai scelto? L'ho scelto perché il volo, il sogno dell'uomo, veramente. È nata tutta una cosa da piccolo, che papà gli piacevano gli aerei. È stata trasmessa. Ma diciamolo, sto costume l'hai comprato, l'hai commissionato, l'hai rubato, da dove l'hai priato? Oddio, allora, questo è Bay. Ok. E quelli sono già una 400 d'euro. Mococa, poi. Questa è un'altra 300, è maschera ossigeno vera. Vera. Vabbè, la pistola... Ora non la tiriamo fuori. No, assolutamente no. Airsoft, però... Tutto il resto comprato, no, qui. Tutto comprato, tutto fatto su... Preciso. Non... Totale di tutto l'ambaradam. Tutto quanto, tutto, totale. Non saprei. Stiamo sui 3-0. Ci siamo sui 3-0, sulle 900, 3-0. 900, quasi 1000 ci saremo. Arrotondiamo a 1000, sì. Arrotondiamo perché è meglio. Siamo sboroni, arrotondiamo a 1000. Voi ragazzi, scrivete qua sotto nei commenti quanto è figo, quanto è accurato sto copese. Secondo me scepia parecchio, soprattutto
per il casco scepia parecchio, secondo mi dirò io chiamandomi Vipers, naturalmente Vipers essendo l'istruttore del primo film di Top Gun, molto presto può darsi che mi vedete col casco con scritto Viper. Piccolo spoiler, voi intanto votate qua sotto. Allora raga, siamo con Roxy, magari col il mio nome di Five Nights, il videogames, magari il mio nome è Miki. Miki, chiamiamola. In realtà ci siamo già visti, possibile, a 16 comics? Può essere, sì, problema sì, che io ho la memoria di un criceto e quindi siamo già visti. Vabbè ragazzi, io non mi ricordo, se voi ricordate commentate qua sotto perché hai scelto sto personaggio. Allora, a dire il vero è l'unico personaggio, guarda oggi mi hai preso proprio in un giorno nero, è l'unico personaggio di cui sono una grande poser, non mi vergogno a dirlo perché la mia migliore amica è follemente innamorata di questo videogame e mi ha costretta a farne il cosplay, ma sono molto felice perché è l'unico cosplay con delle scarpe comode che ho e quindi di conseguenza sono felicissima e l'ho indossato, però sono una poser in questo momento, lo ammetto, non ci ho mai giocato. Va bene lo stesso, ma quindi il cosplay è dell'amica tua, non è nemmeno no, il tuo. No, l'ho fatto io, capito, cioè mi ha costretto, ma l'ho pure pagato da sola, la parrucca però me l'ha regalata, dai. Quanto hai speso per tutto sto ambaradam per farlo? Pochissimo, ho avuto strafortuna perché i pantaloncini su Shane, toppino che ho trovato su Vinted dello stesso colore, la parrucca l'ho scroccata alla mia amica, ciuffo colorato con l'acqua color proprio per andare sul... Totale più o meno 70 euro. Una settantina e passa la paura. Però se l'hai fatto tu, beh, mi piace. Si vede, c'è anche una spilletta qui nascosta, non zoomiamo. Non si vede. Voi ragazzi commentate qua sotto che voto gli date a sto bel personaggio. Mi piace. C'hai anche la coda. Certo, dove sta? Perché è bella. Non diciamo come è attaccata. Ragazzi, siamo con Daphne, che personaggio è il tuo? Nilo di Genshin Impact. Perché ragazzi non va più di moda Genshin Impact. E quindi oggi ragazzi la cornuta della puntata ce l'abbiamo. Pensavo di essermela persa, invece la cornuta ce l'abbiamo. Perché hai scelto sto personaggio? Beh, perché diciamo che il suo carattere è molto sottile, un po' come il mio, e ogni tanto mi ci rispecchio, dai. Non è proprio il personaggio che mi rispecchia totalmente, però c'è sta. In questo cosplay l'hai comprato, l'hai rubato, l'hai costato, come hai fatto? L'ho comprato. L'hai comprato da dove? Diciamolo. AliExpress. Oh, grande AliExpress, non delude mai AliExpress. No, mai, totale dell'ambaradam di tutto. Sì. Quanto? Circa 60 di euro. Una 60 di euro e passa la paura. Ma ci hai messo anche mano tu? Come l'hai preso? Sandali. Allora, per i sandali l'ho comprati in un altro negozio. Dal cinese? Sì, no, non proprio, però. I sandali del Bangla. Poi la colla a caldo ho messo i diamantini. Mi piace, precisa ragazzi, votate qua sotto nei commenti che voto gli date da 1 a 10. Mi raccomando, non fate gli stronzi. Ora raga, siamo con i personaggi di Star Wars. Tu sei? Shadow Trooper. Shadow Trooper, tu invece sei? Merry, tu invece sei? Boba Fett, ragazzi, quanto siete fighi. Ragazzi, votate qua sotto nei commenti che voto gli date da 1 a 10. Ragazzi, tutti questi cosplay li avete comprati, li avete fatti voi, li avete rubati. Chi da dove li avete piati? Un po' tutto, un po' comprati, un po' fatti. Un po' va, non rubati, ragazzi. Non si ruba. Ma totale, quanto avete speso per tutto sto ambaradam? Io circa 200 euro. Il tuo 200 euro, sì. Da dove l'hai preso? Diciamolo. Etsy, su Etsy. Su? Etsy. Oh raga, nuova frontiera questa, Etsy. Pensavo AliExpress, no. È nuova frontiera. Tu invece da dove l'hai preso? Me lo sono fatto prestare. Te lo sei fatto prestare, quindi diciamo una mezza rubata, diciamo. Tu un prestito forzato, diciamo. No. Tu invece l'hai fatto tu, da dove l'hai piato? Fatto io. L'hai fatto tu, sì. Raga, facciamo vedere qua sto LED che si illumina, se vede, sì. Se vede il LED che si illumina, tanta roba. Quanto hai speso per tutto sto ambaradam?
Sui 1000. Sui 1000, ragazzi, siamo sulle tre cifre. Oggi ne stiamo a vedere parecchi sulle tre cifre. Tanta roba. Ragazzi, allora, quindi votate qua sotto nei commenti che voto gli date a tutte e tre di Star Wars. Raga, fatemi mettere al centro. Fatemi mettere al centro. Ragazzi, video di chiusura. Saluti di chiusura. 1, 2, 3. Sciocari!